29 ottobre 2016, siamo alle baite di Bringues 1890. Noi andremo alla punta Guaz, eccolo là. Guardate questo villaggio che penso che verrà ristrutturato. Allora, noi vediamo praticamente che siamo saliti da Urson con lo sentiero ripido, stanno facendo la strada. Lì abbiamo le dame di Chelan Salute. e di lì abbiamo il Emilius. A dopo. Guardate lo spettacolo e la posizione di questo villaggio. Peccato che sia caduto. Qui si trova il nuovo lavoro per le future generazioni. Là sul fondo c'è lo Zerbio. Qui abbiamo Corrado, dame di Chelan. Ma guardate quanto lavoro c'è qui da fare, ragazzi. Basta avere voglia di lavorare, eh? Guardate lo spettacolo dei colori di questi pini. La nostra punta è quella lì. Un saluto da Corrado. A dopo. Siamo a quota 1980 all'alpeggio superiore del Bringues. Allora, là è il Bieteron. Qui c'è Corrado. Colori spettacolari. Là vediamo le dame di Chelan, la Cia Mortens. Il Monnery, ecco le dame di Sanà sotto il ramo, il Monnery e la Mortens. A dopo. Ecco la nostra punta. Qui vediamo un altro sempre da parte di questi alpeggi. Spettacolare, colori incantevoli. Da sposarsi e venire a abitare qui con una ventenne. Guardate che spettacolo. Ecco qua. Che valle, Chalans, Neri, noi andiamo di lì, risaliremo dietro fino alla vetta, eccola là. Ecco le baite appena passate. E là c'è la nostra punta. Allora, qui c'è la nostra cima. Guardate il panorama. Qui c'è Corrado. Allora, le dame di Chelan, Monnery. E dopo. Continuo la gita. Allora, siamo saliti tutto questo pendio ripidissimo fino al colle. Di là c'è la punta Gua dove andremo noi, 2780. E qui è la cima nord della punta Gua, 2790, 10-15 metri di dislivello. Allora, guardate il panorama. Allora, tutta la Val d'Aosta, Monte Bianco. Guardate lo spettacolo di oggi. Guardate lo spettacolo di oggi. Qui è la nostra punta che andremo. Bruson, punta Gres, quella lì, Corrado, quella lì, Chris, testa grigia, con la bussola dietro, Lago Bringues, Colletto Bringues, allora Corno Vitello, punta Valfreda, punta Valnera. Vietero, allora lì c'è Stuart, noi dopo andremo lì. Allora, qui c'è Corrado, siamo arrivati qui a questa cima in 2 ore e 25. A dopo. Lago Bringues. Continua la gita. Dopo la cima di là, ecco, vedete, a nord della punta Gua, con qualche decina di metri più alta, siamo riscesi il colletto ed ecco qua la croce della cima Gua, 2778. Allora, là sullo sfondo abbiamo il Monnery,
L'esame di Challans. Qui abbiamo Corrado, eccolo qua. Oggi il cielo è sereno. Adesso vi inquadro anche la croce dalla parte di qua. Qui abbiamo Brusson. Ecco qua il Brusson. Ecco qua Brusson. Si vede, qui c'è un pendio micidiale. In 0,20 secondi si arriva giù. Allora, qui ecco tutta la catena, Monte Bianco, le Grandi Alpi, la Grivola, il Gran Paradiso, la Tersiva, poi vediamo l'Emilius, adesso vi inquadro la croce, ecco Corrado, sulla croce del Monte Grua, arrivati qui in 2 ore e 20, 2 ore e 25 da Brusson, Monte Rosa, Corno Vitello, Bieteron. Allora, questa gita, una giornata splendida, temperature primaverile. Adesso passo l'obiettivo al mio amico, al collega. Ottobre 2016, in compagnia di Corrado, con partenza di Brusson, in 2 ore e 20 siamo arrivati qui su questa cima, Grua, 2778, giornata ottima, ringrazio Corrado e do appuntamento alla prossima. Siamo in fase di discesa, ecco Corrado che sta arrivando, due escursionisti stanno salendo, non so dove vanno, comunque per descrivere l'itinerario. Allora si passa qui a destra, si arriva sotto quella bastionata di rocce, poi si attraversa, si va al centro e si arriva al colletto, questa è la parte meno ripida, se no sia... La parte sinistra e la parte destra sono ripidissimi. La parte consigliata è la parte centrale, arrivare al colletto, poi voltare a destra o a sinistra. E con questa immagine di Corrado che arriva, chiudiamo qui o ci sentiamo dopo. Ecco qua il panorama. Boh, ecco qua la nostra cima, guardate che pendio c'è, eh? Passare al centro, dove le pendenze sono un po' inferiori, un po', solo un po'. Ecco qua, noi stiamo facendo un anello, stamattina siamo saliti da quel vallone di lì, adesso scenderemo di qui. Guardate questo spettacolo, Bieteron, Moneri, Punta Regina, Corrado in azione. Ecco qua, scenderemo di qua, guardate che pini. Larici. Larici, è il collega più esperto di me. Corretto. Dice Larici. Ecco di nuovo la punta. Siamo quasi al ponte della startup Poderale, ecco qua. Corrado là in fondo. Valfredda, Bieteron. Noi andremo di qua. Guardate che spettacolo. Inquadro questi larici, a detta del mio collega, larici. Valfredda, Emilius. E di qui si sale agli impianti, poi si scende in Stual. Godetevi le ultime immagini di questa gita. Guardate che spettacolo. Parlano da sole. Alla prossima. Alla prossima.